Bene amici, oggi vi parlo di un NAS, il Synology, la DiskStation DS218+. E se fino adesso non avete capito niente, non preoccupatevi, perché questa, più che una recensione, sarà un tutorial. Cos'è un NAS? Molti voi lo sanno, ma magari molti no, e qualcuno lo potrebbe trovare utile. Sostanzialmente è un hardware. NAS è un acronimo, sta per Network Attached Storage, ovvero un contenitore attaccato alla rete. Avete presente i vari Dropbox, Google Drive, iCloud? Bene, la stessa cosa, ma fisica, con i dati che stanno dentro questo contenitore e non da qualche parte nel cloud. E poi, ovviamente, se la vostra rete è connessa a internet, ma oggi mi chiedo, ma quale rete non è connessa a internet? I file potranno essere raggiunti da ogni dove nel mondo, con qualche limitazione che poi vi racconterò. Ma a cosa serve se io ho già Google Drive, per esempio, o Dropbox? Beh, ci sono delle differenze sostanziali. Prima di tutto, dove stanno i dati? Qui stanno a casa vostra oppure nel vostro ufficio e non nel cloud, nei server chissà dove, in Pakistan, negli Stati Uniti oppure in Cina. Secondo vantaggio, la scalabilità dello spazio, perché quando acquistiamo un servizio di storage, di cloud, che ne so, penso a Dropbox, gratuiti abbiamo pochi giga. Se vogliamo aumentare la capacità dobbiamo pagare. Qua invece la scalabilità è garantita dal fatto che i dati stanno su degli hard disk nel vostro NAS. E io ho preso questo 218 Plus a due bay, quindi a due slot, ma ce ne sono da 1 fino a 7-8 slot. E oltre a quello c'è anche la possibilità di mettere hard disk di diversa capacità. Quindi se io metto un hard disk da 1 tera, da 4 tera, ne metto 7, la capacità, come vedete, varia in base alle esigenze. E poi c'è un tema di privacy del dato. Qui i dati li ho io, so dove sono, so chi ci accede. Se li metto su Google Drive, chi ci accede? Chi li legge? Insomma, da un certo punto di vista questo sistema va a rendere un pochino più sicuro il nostro dato. Ecco perché le aziende sostanzialmente i dati li hanno tutti su NAS proprietari. Il grosso limite? Beh, il grosso limite può essere dato dalla banda, che serve per accedere ai propri dati se siamo fuori dall'ufficio o fuori da casa, perché quella è limitata dal vostro abbonamento internet. E se dovete spostare dei grossi file, avete un abbonamento con, non so, 10 megabit, ci metterete un bel po' di tempo. Ma adesso, mentre sto facendo il backup dei miei vecchi dischi, vi racconto un pochino dell'hardware. Vediamo quanto sta mettendo. Siamo al 63%. Vabbè, dai, ci manca poco. Bene, finito il backup, ho tolto dal mio armadio dove ho tutto l'apparato di rete il vecchio NAS, sempre Synology. Tra l'altro io faccio backup su un secondo NAS, però a casa, così ho un backup in un'altra posizione fisica nel caso bruciasse lo studio, successe qualsiasi cosa, o comunque una copia dei miei file. Ma vediamo da un punto di vista hardware cosa ci troviamo di fronte. Due prese USB, perché allo scatolotto, che ha dentro comunque una CPU dual core per andare a gestire tutte le richieste dei vari utenti che accedono ai file, abbiamo anche la possibilità di attaccare degli hard disk esterni. C'è anche una porta SATA e questa è la porta di rete Ethernet Gigabit. Perché non è Wi-Fi? Perché il Wi-Fi sarebbe un ulteriore collo di bottiglia nel distribuire i file contenuti nel nostro NAS. Ovviamente l'alimentazione, questo è il foro per il Kingston, quindi l'antifurto. Davanti cosa c'è? Il pulsante di accensione, serve anche a spegnere il tutto. Cosa interessante è che se voi schiacciate questo pulsante quando il NAS è acceso, non è che si spegne immediatamente, ma vi dà una serie di beep, di avvertimenti, poi dopo pian piano inizia la procedura di spegnimento. Una USB anteriore e poi c'è anche il pulsante per copiare in maniera automatica, senza accedere alla console, i file che abbiamo magari inserito da una chiavetta se li vogliamo copiare al volo. Ma parliamo di dischi, perché ovviamente tutti i dati stanno su degli hard disk oppure degli SSD. E allora, che dischi inserire in un NAS? Sostanzialmente la risposta semplice è: andate sul sito di Synology, c'è un elenco di compatibilità, tutti i dischi che trovate qua, da Data, Intel, Kingston, Micron, Samsung, SanDisk, Seagate, ci sono veramente un milione di marche e modelli, sono divisi tra dischi da 3,5, dischi da 2,5, dischi hard disk oppure SSD. Tutti questi dischi andranno bene perché sono stati testati da
Synology, ma tra tutti quei 1000 dischi che troviamo lì, quale inserire? Allora, la velocità in assoluto di un disco non è sostanziale, perché come ho visto prima il collo di bottiglia è dato dalla connessione di rete. Io faccio una cosa molto semplice: avendo lo stesso tipo di sistema operativo, lo stesso tipo di NAS, prendo i vecchi dischi e li metto qua nel nuovo NAS. Io che dischi ho? Ho dei Seagate, vedete, da 2 terabyte. Quello che è importante è l'affidabilità dei dischi e, a parte un po' di polvere, perché era tipo un anno che questo NAS era acceso, quindi con la ventola interna per il raffreddamento un po' di polvere se l'è ciucciata, la velocità di accesso ai dati. Perché? Perché quando abbiamo più utenti collegati al nostro NAS, ma anche in famiglia, potrebbe essere che voi state guardando un film in streaming da NAS, vostra moglie, che ne so, magari sta guardando le foto, vostro figlio sta scaricando un file, e allora accessi diversi, non è tanto la velocità di lettura e scrittura del disco, che vi ripeto è un po' strozzata dalla connessione di rete, quanto la velocità di accesso ai file, perché magari membri della famiglia o comunque colleghi richiedono diversi file che sono immagazzinati dentro al NAS, e allora la CPU serve proprio per andare a cercare dove sono quei file nei dischi, e ai dischi il compito di andare a proprio pescarli e a leggerli con la testina. Poi hard disk oppure SSD, posto il fatto, come detto prima, che la velocità di lettura e scrittura non è importante, ma più l'accesso ai dati, io inserirei un'altra variabile: quanto volete che sia silenzioso il vostro NAS. Vi faccio un esempio: qua in ufficio ho degli hard disk meccanici, perché rapporto quantità di dati prezzo è più favorevole ancora, e quindi non ho problemi, ho messo questi hard disk meccanici. A casa, che voglio silenziosità completa, perché ho lo sgabuzzino vicino alla camera da letto e quando avevo un hard disk meccanico un pochino il rumore lo sentivo, ho messo un SSD e ho un silenzio assoluto. Quindi anche questa cosa è da tenere in considerazione. Quindi chiuso il NAS, scegliete i dischi che vi tornano più utili per dimensioni, per prezzo e per specifiche, ma la cosa più importante, più ancora di che dischi mettete dentro, è come configurare questi dischi. Avete mai sentito parlare di RAID? Ricollego il tutto alla rete e vi racconto cos'è il RAID e perché è importante. Ed ecco qua il Synology collegato alla corrente. Io ho collegato anche 2 hard disk esterni e ho collegato anche la LAN direttamente a un'uscita LAN del mio router, che è il Fritz. Tra l'altro anche Synology fa degli ottimi router, ho fatto una recensione qualche tempo fa sul canale. Ma prima di raccontarvi come configurare i dischi, vi faccio vedere che o con un'interfaccia web oppure con un'applicazione che vi faccio vedere come si chiama DS Finder, possiamo andare a configurare il nostro NAS, perché quando lo colleghiamo alla nostra rete lui non è che ha già le configurazioni della rete, di cosa vogliamo fare, account, amministratore, eccetera eccetera. E allora niente, semplicemente con questi 2 sistemi, uno forse un pochino più da smanettone, l'altro un pochino più semplice perché l'applicazione vi guida proprio passo passo: inserire i dischi, collegare alla rete, attivare il NAS, niente, va a cercare il vostro NAS non configurato e vi aiuta a configurarlo. Come vedete, lui ha riconosciuto che i dischi provengono da un altro NAS Synology, allora mi propone semplicemente la migrazione di dati e impostazioni. Io gli dico di sì, migrare. La migrazione dovrebbe anche mantenermi tutti i dati, ma veniamo a quello che ho detto prima, la configurazione dei dischi, il RAID, questo semi sconosciuto. Cosa vuol dire? Anche lui è un acronimo, me lo sono segnato: insieme ridondante di dischi indipendenti. Vuol dire che, come nel mio caso, ho 2 dischi e questi dischi possono lavorare insieme. Come? In 2 modi. Il primo, per aumentare la velocità. Però abbiamo visto che in un NAS non ha molto senso, perché poi è strozzata dalla connessione di rete. Perché aumenta la velocità? Perché 2 dischi possono essere letti in parallelo, quindi teoricamente raddoppiando la velocità. Oppure per aumentare la sicurezza, perché un insieme di dischi RAID possono essere usati dal sistema per andare a scrivere un po' di dati da una parte, un po' di dati dall'altra, e nel caso di un sistema a 2 dischi banalmente sarà la copia 1 a 1, così se mi si rompe un disco posso tranquillamente andare a toglierlo, sostituirlo e i miei dati saranno sempre integri.
Ancora più interessante quando si hanno a disposizione più hard disk nello stesso NAS, magari un NAS da 5 hard disk, vuol dire che un pochino dei dati dei miei file vengono scritti in ogni disco, in modo che qualsiasi disco si possa rompere possa essere sostituito, ovviamente uno alla volta, se no c'è la perdita dei dati, ma il caso che si rompano più hard disk contemporaneamente, diventa abbastanza improbabile. Allora in quel caso si rompe un hard disk, lo si toglie, lo sostituisce e automaticamente il sistema ricrea i dati e non si ha perdita di dati. Attenzione che questa tecnologia non va a sostituire il backup, perché noi se cancelliamo un file per sbaglio dal NAS, a meno che lo mettiamo nel cestino e poi lo andiamo a recuperare, ma non è che il RAID va a recuperare vecchie versioni di file, no, fa una copia dei dati. Quindi massima sicurezza. È vero che si diminuisce la capacità del sistema, perché per esempio io ho due dischi da 2 terabyte, ma siccome sono in RAID 1, ovvero c'è una copia 1 a 1 dei due dischi, la capacità totale sarà comunque di 2 terabyte. Se invece avessi 5 dischi, ognuno da 2 terabyte, quindi 2, 4, 6, 8, 10 terabyte totali teorici, in realtà col RAID 5 che va a distribuire i dati per far sì che se uno qualsiasi di questi 5 dischi si rompe io lo possa sostituire senza perdere niente, se ne va a perdere uno, quindi avrò 8 terabyte di dati disponibili. È una cosa che assolutamente va fatta per la sicurezza dei nostri dati. Alzi la mano chi non ha mai in un hard disk esterno senza backup perso qualcosa perché si è rotto. A me è successo e da allora solo NAS, solo RAID. Bene, ma ora che abbiamo installato e configurato il nostro NAS, che cavolo ce ne facciamo? Quello che vi dicevo prima, è un grosso contenitore di file e allora posso accedere come se fosse un hard disk ma non collegato fisicamente al computer a tutti i file che ho messo dentro. Vedete, Mac per esempio lo vede come posizione di rete, qua sono tutte le mie cartelle che ho creato, i file che ci ho messo dentro. Ovviamente si può accedere da Mac, da Linux, da Windows, dagli smartphone. E la cosa interessante, questo tra l'altro è il pannello di controllo perché il NAS ha un suo sistema operativo, è che può essere un hard disk di tutti, della famiglia, dei colleghi, e ognuno può avere il suo spazietto su quell'hard disk, come creando degli utenti. Vedete, qua sono tutti l'elenco di utenti che ho sul mio NAS e le cartelle di ogni utente possono essere personalizzate. Per esempio io, Andrea, posso vedere la mia cartella e magari quella di mio figlio può vedere solo la sua, Chiara può vedere quella di mio figlio e la sua, e così via. Basta solo configurare le proprietà e i permessi di ogni utente. Ma anche qua non è solo questo che si può fare con un NAS, potrei stare a parlarvi 2 ore, vi faccio vedere le funzionalità principali. Prima di tutto dal pannello di controllo si può andare a gestire la rete, gli accessi esterni, se accedere da internet oppure meno. Si possono anche attivare dei servizi di connessione esterna, perché come dicevo prima, quando il NAS è connesso a internet possiamo accedere anche dall'esterno, anche da una connessione cellulare, ai propri servizi. E anche questo si può fare in maniera molto semplice con il servizio Quick Connect fornito gratuitamente da Synology, che permette di non dover aprire delle porte, inoltrarle, insomma cose un pochino complicate. Tra l'altro, cosa che semplifica la vita è anche la possibilità di avere delle applicazioni su smartphone. Per esempio c'è DS File che ci consente di andare a vedere tutti i file che sono presenti su NAS, oppure vedete quante altre applicazioni, perché adesso vi faccio vedere cosa si può fare. Anche da interfaccia web si possono andare a vedere i file. Per esempio vi trovate in un internet point dall'altra parte del mondo, volete accedere ai vostri file, semplicemente andate a digitare l'indirizzo del vostro NAS oppure il nome semplificato dal Quick Connect e avete accesso a tutti i vostri file. Oppure vedete qua tutti i pacchetti, perché Synology mette a disposizione una serie di pacchetti propri oppure sviluppati da terze parti che possono far diventare il NAS quasi qualsiasi cosa, da un server di posta a un server per andare a fare sorveglianza, videosorveglianza, sì, questa è una funzione fantastica, poi ve la faccio vedere, o anche un server per le note, per sincronizzare in cloud le note. Io uso Evernote, ma ultimamente sto usando NoteStation perché è anche qua
le note non sono su un server che io non so, su un servizio che devo pagare, ma sono sul mio NAS e posso accedere anche qua da tutto il mondo. Insomma, ce ne sono veramente tantissimi, video station, perché il NAS fa anche da centro multimediale, e poi dai client si possono andare a vedere i video, si possono andare a ascoltare la musica. Per esempio, tutte le televisioni smart hanno la possibilità di andare a pescare dai server DLNA, e il NAS, il Synology, può fare anche da server DLNA, quindi potete mettere tutti i film su NAS semplicemente come file, copia e incolla, e poi vederveli dalla vostra smart TV. Insomma, veramente mille applicazioni. Una cosa che mi è piaciuta tanto, il Cloud Sync, ovvero la possibilità di sincronizzare, quello che sta facendo in questo momento, i nostri file, anche scegliendo magari solamente una cartella, con i servizi di cloud storage più importanti, Dropbox, Google Drive, guardate quanti ce ne sono qua, BoxDrop, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fa sì che se magari qualche vostro collaboratore, qualche vostro collega non volete dargli accesso al vostro NAS, ma volete che utilizzi per esempio Google Drive, potete sincronizzare solamente una cartella con Google Drive e magari al vostro collaboratore far usare Google Drive. Magari questo anche per questioni di banda, perché magari Google Drive è più veloce della banda che avete voi nella posizione dove avete messo il NAS. Vi ho parlato di sincronizzazione cloud, questa è con servizi terze parti. C'è anche la possibilità di sincronizzare i vostri file con un cloud proprio, quindi il NAS può anche essere messo in cloud. Che differenza c'è tra la sincronizzazione in cloud e i file su NAS? È molto semplice. File su NAS vuol dire che io da PC, da smartphone, vado a prendere i file sul mio NAS e poi lavoro in locale. Averli sincronizzati vuol dire che il mio PC, il mio NAS e il mio smartphone hanno gli stessi file, che se vengono modificati da una parte o dall'altra vanno a sincronizzarsi, e il cuore della sincronizzazione è proprio il NAS col suo sistema operativo. Voglio far vedere tre cose. La prima è, sì, il servizio di note è fantastico, guardate, qua ho tutte le mie note, in questo caso sono note di automoto, quindi sono tutte le macchine che proviamo. Le stesse note io me le ritrovo qua, vedete, sullo smartphone, vado dentro e trovo assolutamente le stesse note, ma soprattutto posso condividerle con terze persone, ed è una cosa comunissima. Prendete un Evernote gratuito con spazio illimitato, se non limitato al vostro hard disk, ma intera di roba, sapete quante note riuscite a mettere. E poi qua c'è un pannellino di controllo delle risorse, quanta CPU state consumando, quanta memoria, quanta rete. E adesso che vi sto facendo vedere quante possibilità si hanno, capite perché bisogna scalare il NAS in base alle proprie esigenze. Per esempio, questa è un'altra applicazione che sta dentro il NAS e si chiama Surveillance Station. È un'app che permette di andare a videosorvegliare usando le IP camere, ma non solo. Quali IP camere sono compatibili, andate a vederlo sul sito. Tra l'altro, tutto questo video è un po' una provocazione, perché andate a studiarvi NAS, perché se avete delle esigenze particolari si possono fare veramente centinaia di migliaia di cose. Per esempio, recuperare un vecchio smartphone, come ho fatto io, guardate, questo è un Redmi Note 7, neanche vecchissimo. Ho installato un'applicazione di Synology e sto usando lo smartphone come camera di sorveglianza. Magari avete un vecchio telefono e qua mi si sta accendendo un'idea per un video, vabbè. Gli installate quell'applicazione, lo mettete dove volete, ovviamente deve essere alimentato, sennò quando finirà la batteria non avrete più la sorveglianza. E guardate, sia da interfaccia web, ma non solo, perché c'è l'applicazione per gli smartphone, sia Android sia iOS, praticamente tutte le app ci sono per tutti e due i mondi, guardate, riuscirete a sorvegliare casa vostra, il vostro ufficio, senza passare da nessun tipo di cloud se non dal vostro NAS. Tra l'altro si possono settare parametri per la rilevazione dei movimenti, la registrazione H24, e ovviamente tutti i file registrati stanno sul vostro NAS, non stanno in cloud, e nessun altro, se non ha le password, riuscirà a vederli. Cosa veramente veramente comoda. Si può aggiungere una camera gratuitamente compresa nel prezzo del NAS per aggiungere altre videocamere, sia fisse, sia usare smartphone per
come videocamera bisogna aggiungere delle licenze, ma vi assicuro che questo programma di sorveglianza ha veramente un milione di opzioni. Tra l'altro ci sono addirittura delle applicazioni per la sorveglianza, analisi del video, controllo degli accessi, è un sistema veramente pazzesco per quanto riguarda la videosorveglianza. E poi l'altra cosa che io uso tanto è l'album fotografico, vedete si chiama PhotoStation, qua ci sono un po' di foto, tutte le foto che io vado a fare le vado a caricare automaticamente sul mio NAS, quindi non le carico su Google Foto, non le carico su altri servizi in cloud, proprio perché voglio che le foto rimangano mie, su mio hard disk, in casa mia. E anche qua la particolarità di poter poi scaricare l'applicazione DS Foto, con la quale si può andare a vedere da qualsiasi smartphone, da qualsiasi PC, le proprie foto, andando ad attingere proprio ai file che sono sul proprio NAS. Vedete qua l'applicazione, ovvio la grafica non è accattivante come quella magari di Google Foto, le funzioni non sono proprio le stesse, però devo dire che per una questione di privacy e di forma mentis mia, di backup, di risoluzione, puoi tenere le foto sempre a risoluzione massima, beh, uso questo strumento. Come avete visto è super super versatile, funziona veramente bene, ho già fatto la recensione del 216, questo 218 è ancora più veloce e lo si vede proprio nel controllare le risorse, stesse applicazioni. Prima avevo la CPU utilizzata con quello vecchio circa al 60%, qua sono attorno al 13%. Spero con questo video di aver fatto un pochino di chiarezza su cos'è un NAS, come lo si può utilizzare. Ripeto, questa è una piccola parte delle cose che si possono fare, sono tantissime quelle che si possono fare, si può anche fare un server WordPress, si può anche mettere in casa il proprio sito, insomma veramente tante cose, ma quelle sono per i più smanettoni. Ma non vi ho detto quanto costa. Il Synology che ho preso io, 350 euro, però bisogna mettere anche gli hard disk, ci sono quelli base, magari anche solamente un hard disk, e per il backup si può andare a collegare magari un hard disk esterno, che partono da 100 euro, quindi ce n'è per tutte le tasche. Ma ragionateci, perché un NAS, soprattutto per quanto riguarda la privacy, può avere un grande senso. Ciao!